Sabato 12 maggio 2018 ci troviamo qui pronti al campo di calciotto di Cucurano e vedete, come vedete davanti a me, sono prontissime le coppe perché si sta per svolgere la finale di calciotto per quello che riguarda il 28esimo campionato CSI di calciotto, 11esimo Memorial Vittorio del Curto, e siamo prontissimi per scoprire chi sarà il vincitore del campionato di quest'anno tra San Cristoforo e Olimpia Cucurano, ma non solo, perché scopriremo anche i vincitori della Coppa Fano, ma anche di altri campionati. Come sempre il CSI, sappiamo, ormai è un appuntamento fisso e noi con le nostre telecamere non mancheremo e seguiremo insieme la finale e poi le premiazioni. Mentre sta andando la finale, perché qui sentiamo la tifoseria, le panchine che si stanno giustamente scaldando, siamo in compagnia di Francesco Checco Paoloni, vicepresidente CSI, come sempre, come dico tutti gli anni, l'uomo delle coppe, giustamente l'intervista non poteva che essere qua. Checco, anche quest'anno una grandissima finale, ma soprattutto il risvolto del CSI è anche salutando gli amici, ormai quasi una famiglia per voi, Avisfano. Sì, gli amici dell'Avis, perché anche in questo torneo, in questo campionato che è iniziato a ottobre, abbiamo legato il nome dell'Avis al torneo e quindi abbiamo detto a tutti: diventate donatori di sangue, perché è un premio alla vostra buona salute. Questo è lo slogan che usiamo sempre, quindi nel torneo di pallavolo, nelle varie manifestazioni che facciamo, in questo torneo di calcio a 8. Ecco, soprattutto a proposito di coppe, Checco Paoloni è sempre l'uomo delle coppe, ma una coppa per Checco Paoloni non c'è mai ogni anno? Ci speri, vero? No, diciamo che la coppa è sempre ideale. E quindi mi va bene così. La vostra soddisfazione è vedere che ogni anno c'è sempre tanta partecipazione. Esatto, e poi siamo arrivati alla 28esima edizione, quindi siamo invecchiati con questo torneo. Ricordando anche Vittorio del Curto. Giustamente il nostro caro Vittorio, che l'abbiamo conosciuto tanti anni fa, e questo è l'11esimo Memorial, è sempre il nostro cuore, quindi ogni anno con questo campionato in particolare lo ricordiamo. Grazie, grazie a Checco Paoloni, e noi torniamo a vedere la finale. Si sta svolgendo qua a fianco a noi la finale di questo grande torneo del CSI, che anche quest'anno ormai è arrivato alla conclusione. Siamo in compagnia dell'assessore Del Bianco. Ecco, ancora una volta dimostrazione che ci sono tanti campi su Fano e grazie al CSI lavorano costantemente, tra l'altro. Esatto, Fano è una città che ha avuto un'esplosione di campi di calciotto nei passati anni e sono una bella panoramica impiantistica a Fano di calciotto. E il CSI fa un grande lavoro per tenerli attivi, perché è un giro di persone, di attività, e che coinvolge tantissimi ragazzi. Il CSI, lo sapete tutti, fa dei numeri impressionanti nella nostra provincia, quindi per me è un vanto questo bellissimo ente di promozione. Ecco, il commento a tutti i ragazzi che hanno partecipato al torneo di quest'anno e ci stanno guardando da casa, da parte dell'assessore, qual è? Dovete fare sport, se non si riesce a livello agonistico ci sono tantissimi enti di promozione, tra i quali il CSI, che fa degli sport bellissimi, la pallavolo, il calcio, ma è d'estate il beach volley e il beach tennis, quindi di organizzarsi, perché il modo di fare sport c'è, altrimenti c'è il circuito Marconi per iniziare con una passeggiata. Grazie all'assessore Del Bianco, e noi torniamo a vedere le immagini della finale, perché a brevissimo scopriremo il vincitore. Fonzi! Di qua!
alle nostre spalle la finale che sta continuando, e invece siamo in compagnia di Umberto Alessandrini del Filo della Gioia. Ecco, allora, un'esperienza particolare per quello che riguarda il calcio a 7, la vostra squadra, soprattutto per parlare un po' anche di che cos'è la comunità del Filo della Gioia, poi qual è stato invece un po' il suo scopo e comunque il suo ruolo all'interno di questa squadra. Allora, i ragazzi della comunità praticamente è da anni che fanno calcio, hanno fatto calcio a 5, calcio a 11 e poi col CSI abbiamo provato questa nuova esperienza, nuova di quest'anno. Io con loro sono un operatore esterno e in questa situazione particolare ho fatto il dirigente accompagnatore. Accompagnatore anche nel vero senso della parola, perché spesso si trovavano in difficoltà, andavo a prendere i ragazzi e li portavo materialmente sul campo di gioco. Ecco, facciamo un passo indietro. Per chi non conosce la realtà del Filo della Gioia, in due parole di che tipo di comunità si tratta? Allora, si tratta di una comunità con una trentina di ragazzi che praticamente sono tutti minori non accompagnati o abbandonati. Ci sono tre etnie principali: italiani, albanesi ed africani, e quasi tutti questi ragazzi sono impegnati in un percorso scolastico. Addirittura alcuni che non sono potuti andare alle scuole pubbliche vengono fatti studiare privatamente dalla comunità del Filo della Gioia. Al compimento dei 18 anni questi minori non accompagnati debbono lasciare la comunità, mentre per quei pochi che hanno un processo penale con più di 18 anni possono rimanere nella comunità se il giudice glielo permette. Quindi il suo ruolo è stato quello un po' di organizzare la parte più sportiva, quindi un po' più ricreativa per questi ragazzi. Esatto, esatto. Infatti l'anno scorso abbiamo fatto un bel campionato di calcio a 5, quest'anno ci siamo cimentati nel calcio a 7 e, come abbiamo detto negli spogliatoi, abbiamo festeggiato il nostro secondo posto. Cioè, non abbiamo parlato di sconfitta, ma solo di secondo posto, e siamo stati tutti veramente molto ma molto contenti del percorso. Io sono stato aiutato in questo percorso da alcune persone, italiani adulti, che praticamente hanno fatto un po' da chioccia a questi ragazzi, perché essendo anche piccolini avevano bisogno delle guide in campo e queste persone si sono prestate a questo. Vorrei citare l'allenatore. Allora, l'allenatore si chiama Nicola Stamboliu ed è un allenatore col patentino UEFA, che è venuto in tutte le partite a dirigere questi ragazzi. Abbiamo fatto un miracolo sportivo, perché in una partita in particolare a 5 minuti dalla fine perdevamo 4-2, è arrivato lui, time out, e abbiamo vinto la partita 5-4. È stato un miracolo sportivo. Ne approfittiamo anche per salutarlo con le telecamere di Fono TV e ringraziamo Umberto Alessandrini e naturalmente salutiamo anche tutta la comunità del Filo della Gioia. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tu escrito. Así que olvides tu apellido. Despacito. Il triplice fischio dell'arbitro è arrivato e San Cristoforo vince per 7-2 questa finale di calciotto qui a Cucurano. Seguiamo insieme gli abbracci della squadra e soprattutto finalmente ci siamo e seguiremo insieme le premiazioni di questa finale.
È appena terminata la finale, stiamo per fare le premiazioni di questa giornata, sono in compagnia del presidente Marco Pagnetti. Ecco, si conclude un bellissimo campionato, ma si può dire che si apre già subito una grande parentesi per il CSI, perché insomma tantissime squadre, tanti giocatori, bellissima finale, ma già voi state insomma proiettati verso l'estate che arriva. Sì, siamo proiettati verso l'estate che arriva, perché ci dobbiamo sempre prevenire, no, per quello che dobbiamo andare poi a curare, nel senso il nostro stress per tutte le attività che affronteremo durante l'estate. Per me questa come comitato sarà una grande estate, nel senso che abbiamo più attività nel CSI on the Beach, nel programma del CSI on the Beach. Poi avremo diverse attività su Pesaro, avremo tra una settimana inizierà un torneo di calcio 8 dietro la chiesa di Cucurano, quindi torneremo anche lì a svolgere la nostra attività come lo è stato per tantissimi anni, anche comprese facendoci anche le finali del nostro campionato che appena adesso si è concluso. Sono contento anche per il fatto che proprio domenica 13 inizierà l'avventura di due squadre nel calcio a 7. Già domenica 28 era iniziata quella per due squadre del calcio a 5. Siamo contenti perché diamo l'opportunità alle nostre squadre di poter partecipare anche alle fasi nazionali del centro sportivo con appunto il calcio a 5 e con il calcio a 7 che si svolge durante la settimana, dove tutte le squadre del territorio di Pesaro Urbino tranquillamente si possono iscrivere e possono partecipare. Quindi sono orgoglioso, sono contento, e qui in questo campo Cucurano tra circa poco meno di un mese inizierà il 10° torneo Città della Fortuna, grazie alla collaborazione che abbiamo con Mauro Tontini, e poi come dicevo poc'anzi anche a Pesaro continueremo le collaborazioni con Pesaro Sport Football e continueremo con la collaborazione con la rotellistica adriatica che gestisce i campi del Lungofoglio con un torneo di calcio a 5, avremo diversi tornei di calcio a 5 a Villa Marina, Over, Open, Amatori, quindi esatto, le attività ce ne sono tante, quindi siamo veramente contenti. Ultima ciliegina sulla torta è quella che partiremo con i centri estivi, ci siamo allargati con i centri estivi fino ad arrivare a Marotta, esatto, e a Pesaro, quindi poche settimane fa eravamo insieme con le nostre telecamere, parlavamo di CSI e i suoi centri estivi, che ormai manca poco più di un mese, perché appena termina la scuola partono i centri estivi. Esatto, partono i centri estivi, noi ci stiamo svolgendo molte attività correlate all'attività giovanile per farci conoscere, per poter avere ancora più fiducia di quella che già abbiamo dagli insegnanti, dai genitori. Proprio manco una settimana fa eravamo ad organizzarla con le Marton Baby in collaborazione con la Cole Marton, quindi sono come presidente mi sento veramente orgoglioso di questo comitato e siamo sempre sul pezzo e cerchiamo sempre di migliorare come dico sempre in quello che facciamo, perché non siamo perfetti, sicuramente abbiamo anche noi alcune volte facciamo degli errori di valutazione, di organizzazione, quello che è, ma lo facciamo con il cuore, lo facciamo per il bene dell'atleta, quindi grazie di cuore a tutti, grazie al comune di Fano, grazie a tutti i giocatori, atleti, dirigenti, arbitri che veramente ci danno ormai da 28 anni, ci danno fiducia, e io mi auguro che piano piano questo campionato possa prendere piede a livello provinciale, non solo magari nel territorio fanese e nell'entroterra. Grazie al presidente Marco Pagnetti e noi ci apprestiamo a iniziare con le premiazioni. Maggio 2018, ci troviamo qua al campo di Cucurano per le premiazioni di questa finale appena conclusa del calciotto CSI Fano, e prima di iniziare ringraziamo, grazie per la disponibilità dei campi da gioco, all'assessorato allo sport del comune di Fano, Caterina Del Bianco, che abbiamo anche intervistato poco fa con le nostre telecamere, grazie a Accademia Granata, SD Cucurano, Cooperativa Falcineto, Cooperativa Tre Ponti, Oratorio L'Incontro di Fenile, ASD Sena Football Senigallia, Real Gimarra. Grazie
naturalmente anche gli sponsor, senza i quali nulla è possibile: BCC Fano, Prodi Sport, Gelateria Bonbon, Idronova Riscaldamento e Condizionamento. E naturalmente un grande grazie va ad Avis Fano, sempre accanto al CSI e ai vari campionati per sensibilizzare i giovani e tutti gli sportivi. Mi preme ricordare anche che il campionato è dedicato a Vittorio Del Curto, è l'undicesimo Memorial. Chiediamo un applauso per ricordarlo, lui che ci guarda da lassù. Grazie naturalmente va anche ai responsabili delle squadre, agli arbitri e guardialine che hanno collaborato alla riuscita di questo campionato, e tutti i responsabili organizzativi del CSI Fano, a tutti i collaboratori del campionato, e facciamo un altro grande applauso. A proposito di dirigenti di CSI Fano, chiamo con me il presidente Marco Pagnetti. Lasciamo il microfono al presidente. Sì, sarò breve perché dai, i ragazzi sono stanchi. Io ringrazio tutti per questa bellissima finale, bella accesa, rimasta sempre nel clima giusto che vogliamo. Ieri sera si è svolta quella della Coppa Fano, anche quella in un bellissimo clima, con un grande pubblico anche lì. Grazie veramente di cuore a tutti, noi ci mettiamo del nostro. Sicuramente dobbiamo sempre migliorare, come in tutte le cose. Quest'estate faremo due tornei di calcio a 8 qui a Fano e ne proveremo a fare uno anche a Pesaro. Vi chiedo adesso di riposarvi un po', poi magari di darci una mano, ecco, nello svolgere nel miglior modo possibile queste manifestazioni che andremo a fare e tutte le altre. Grazie veramente a tutti i dirigenti, agli arbitri, al consiglio e a tutti quanti. Grazie ancora. Grazie Presidente. E andiamo con le premiazioni, quindi andiamo ad archiviare con oggi la 28esima edizione del campionato, che a numeri ha visto partecipare da ottobre ben 14 squadre di Fano e comuni limitrofi, con circa 200 gare disputate nel campionato. 30 sono stati gli arbitri impegnati e naturalmente ringraziamo anche gli arbitri, che al di là di tutto un bel applauso va anche agli arbitri, compresa la terna arbitrale di oggi. Andiamo finalmente con la premiazione, quindi andiamo ad assegnare i titoli conquistati. Iniziamo con la Coppa Disciplina, chiamiamo a premiare Marco Luzzi, responsabile dell'attività sportiva del CSI. Vince GS Luvacari a Piagge. Ecco qua, complimenti, riprendiamo questo momento, un bel fotogramma, un commento velocissimo. Allora, ciao a tutti, io sono Manieri, sono dirigente e giocatore della squadra. Noi innanzitutto complimenti a San Cristoforo che ha vinto e ai ragazzi del Cucurano che hanno tenuto onore a questo campionato. È stata una bella partita, bravissimi. Noi il primo anno ci siamo iscritti, abbiamo trovato un po' di difficoltà, però ringraziamo il CSI per l'organizzazione, ci siamo trovati bene. Prossimo anno speriamo di essere un po' più cattivi e magari un po' più competitivi, perché vincere comunque non è importante, ma fa piacere, ecco, diciamo. Ma dà più gusto, è vero? Ma dà più gusto, sì. Grazie. Grazie. Un saluto anche a tutti gli amici di Piagge, naturalmente. E andiamo con la Coppa Fano, chiamiamo a premiare Diego Casalini, consigliere CSI Fano, e vince Stazione IP Fenile. Prendiamo questo fotogramma e ne approfittiamo anche per mandare delle immagini, perché ieri eravamo con le nostre telecamere a vedere la partita, quindi mandiamo in onda anche delle immagini della Coppa Fano registrata proprio ieri. Vi che tu mirada ya stava llamandome, muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo. Siamo ritornati alle premiazioni, abbiamo visto qualche immagine, qualche fotogramma della partita, ma vogliamo un commento proprio da parte della squadra. Ma è stato bello e grazie a tutti, il CSI, grazie. L'anno scorso vincitori del campionato, quest'anno Coppa Fano. È bellissimo così. Il prossimo anno? La Supercoppa. Ancora di più. Complimenti ancora. Stazione IP Fenile che vince la Coppa Fano 2018 e andiamo con il trofeo Fair Play. Chiamo a premiare Mariotti, designatore degli arbitri,
che qua l'abbiamo visto prima, eccolo, era qua dietro, prontissimo. Vince Edil Simar e Bella Napoli. Trofeo fair play e naturalmente due battute di rito ci vogliono. E niente, volevo ringraziare i miei giocatori e gli sponsor che mi hanno aiutato a affrontare il torneo. Grazie, un saluto naturalmente anche a tutta la squadra Edil Simar e Bella Napoli che vince il trofeo fair play. E andiamo con il capocannoniere del campionato con ben 44 reti. Chiamo a premiare Marco Cepetelli, consigliere del CSI, ancora un po' di suspense, con 44 reti Falcione Nicola, San Cristoforo. Era 41 prima della finale, ha detto dai, voglio fare 44. Ogni tanto ci inciampo, bene. Funziona bene. Sì, dai. Allora riprendiamo questo momento, vai, un bel fotogramma così con le nostre telecamere, complimenti ancora, ma poi lo rivedremo sicuramente Nicola, perché insomma San Cristoforo ha vinto questa finale di oggi e non solo, dice l'allenatore. Ricordiamo naturalmente a tutti quanti che appena terminate le premiazioni ci sarà un bel buffet per tutti in collaborazione con Pasticceria Primo Fiore e naturalmente, come vedete, come sapete ormai, le premiazioni e parte della finale andranno in onda anche nei prossimi giorni grazie alle nostre telecamere di Fano TV. Ricordiamo anche che a giugno e luglio il CSI Fano organizza i tornei di calciotto e quindi invece andiamo al Calcio a 7 Champions. Allora, andiamo a premiare i due vincitori del campionato di calcio 7 per le fasi regionali e nazionali CSI. Partiamo con il vincitore tecnico, campione provinciale calcio 7, l'Atletico Bellocchi, e premia il presidente Marco Pagnetti. Atletico Bellocchi, naturalmente due parole anche da parte vostra. Sì, domani inizia l'esperienza regionale, speriamo di fare bene e ringrazio i miei ragazzi intanto per il trofeo ottenuto. Salutiamo tutta la squadra che sicuramente ti guarderà. Mi stanno guardando, grazie. Allora in bocca al lupo. Richiamiamo ancora Cepetelli, consigliere CSI Fano, perché andiamo a premiare il vincitore fair play calcio a 7. San Cristoforo. Ancora loro. Potete venire tutti, ragazzi, dai, siete lì. Dopo. Due parole prima di parlare. Ragazzi, abbiamo fatto un'annata bellissima. È stata... Meglio di così? Non si può. È indimenticabile, quindi adesso da domani pensiamo ai regionali. E soprattutto poi ci vediamo tra pochissimo perché mi sa che ritornate qua. Complimenti ragazzi ancora. E andiamo a premiare con Diego Casalini, consigliere CSI Fano, il capocannoniere calcio 7, ancora lui, Falcioni Nicola. Ecco la premiazione ufficiale, un bel fotogramma con le nostre telecamere, complimenti ancora Nicola. E andiamo alla premiazione di questa finale che si è appena conclusa, naturalmente poi con il calciotto l'appuntamento è a settembre con la prossima edizione del campionato e già da luglio potete trovare notizie sul nuovo campionato, tutto questo sul sito www.csifano.it. Chiamiamo Checco Paoloni, l'uomo delle coppe, eccolo che già era prontissimo, lui è sempre dietro al banco delle coppe, vicepresidente CSI Fano che abbiamo anche intervistato poco fa con le nostre telecamere. Andiamo a premiare i secondi classificati di questa giornata, Olimpia Cucurano. Due battute velocissime. Potevamo fare meglio. Poteva andare meglio, ma sarà per il prossimo anno. Va bene così ragazzi, in bocca al lupo per il prossimo anno. Complimenti. Complimenti all'Olimpia Cucurano e andiamo a premiare i vincitori del campionato calciotto di quest'anno, di questa 28esima edizione del campionato, 11esima memoria al Vittorio del Curto, è già arrivato l'allenatore prontissimo, premia naturalmente il presidente Marco Pagnetti, vincono quest'anno, oh è questo che volevo, avete visto che più o meno hanno vinto più o meno tutto quest'anno, San Cristoforo! L'allenatore alza la coppa al cielo. Vai ragazzi, fate un po' di confusione. Oh. E questa è l'energia giusta. Due parole da parte dell'allenatore.
No, io come sempre ringrazio, innanzitutto grazie della pazienza che hanno con me, perché so che sono una bella rottura di scatole, e ringrazio sempre il CSI per metterci a disposizione le attrezzature, i campi, gli arbitri, tutti quanti. Quindi l'applauso grosso va al CSI, ragazzi, veramente. Complimenti ragazzi, San Cristoforo che si portano a casa questo campionato 2018, e naturalmente queste due squadre si contenderanno sabato 29 settembre la Supercoppa di Calciotto. Io ringrazio ancora una volta tutte le squadre, anche chi ci sta seguendo da Fano TV, ringrazio ancora una volta il presidente Marco Pagnetti e tutta l'organizzazione del CSI Fano, e naturalmente ci vedremo alla prossima, che sarà a brevissimo, perché in estate sappiamo che il CSI organizza tantissimi tornei.